Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti farò vedere come misurare un infisso per richiedere un preventivo. Sei pronto? Partiamo. Prima cosa ti serve un metro. Puoi usare un comune metro stecca, meglio se di Bisacchi, ma va bene qualsiasi metro, se sto scherzando naturalmente, e si procede col prendere la larghezza nel vano architettonico. Quindi parliamo sempre di misure architettoniche. Io sto misurando una porta blindata, ma per un infisso è la stessa identica cosa. Quindi vado a misurare lo spigolo esterno dell'abitazione da muro a muro. In questo caso abbiamo 92,7. 92,7 è la misura che prenderei io se dovessi fare lavoro. Per richiedere un preventivo va bene 93, ragioniamo in centimetri. Poi devi procedere con l'altezza. In questo caso io ho un metro a stecca da 2 metri, quindi mi serve un segno. Dove arrivo di 2 metri e poi misuro la parte eccedente. In questo caso abbiamo 2,12, 2 metri e 12 centimetri e abbiamo fatto larghezza e altezza. Cosa ti consiglio di fare oltre a queste cose qui quando richiedi un preventivo per infissi? Ti consiglio di fare una foto dall'esterno e dall'interno e anche una foto del particolare del telaio a muro. Eventualmente, se vuoi fare una sostituzione senza opere murarie, questa cosa aiuta molto chi ti deve fare il preventivo per gli infissi. Tutto chiaro? Ciao e al prossimo video!